Gli scrittori hanno la licenza e anche la libertà di mettersi seduti da una parte, stringere i pugni e rendersi mostruosamente consapevoli delle cose che in genere noi percepiamo solo fino a un certo punto. E se uno scrittore fa bene il suo lavoro, in pratica non fa altro che ricordare al lettore quanto è intelligente, il lettore intendo, cioè gli apre gli occhi su qualcosa che il lettore sapeva già da prima. Questa è una delle tante affermazioni profondissime di David Foster Wallace, che è stato uno tra i principali protagonisti della scena culturale americana di fine Novecento. Se non da un punto di vista letterario, sicuramente da un punto di vista mediatico, perché Wallace era convinto che la magia della letteratura consisteva nel mettere in comunicazione le persone, combattendo almeno temporaneamente la solitudine di cui tutti soffriamo, anche se Wallace non era proprio una persona facile. Era un po' istrionico, perfino con delle volte offensivo, era competitivo da bravo americano fino all'eccesso, e aveva una posizione fortemente critica contro l'establishment e contro gli aspetti fondanti dell'American Way of Life. Che per lui era diventato, pensate un po', lo diceva agli inizi di questo secolo, per lui era un sistema di vita ormai basato sulla dipendenza, la dipendenza dalle droghe, dall'alcol e dalla televisione. E questa fotografia dell'America, ahimè, sta diventando anche un po' la fotografia del nostro mondo occidentale in senso generale. Era nato nel 1962 a Ithaca, e già il nome, insomma, ci ricorda qualcosa. Ithaca è comunque una cittadina a 400 chilometri da New York, registrato all'anagrafe come David Wallace, che però poi in seguito come nome d'arte aggiungerà anche il cognome della madre, Foster. I genitori, quando lui nasce, sono giovanissimi. Suo padre, James Donald Wallace, ha appena conseguito il dottorato in filosofia alla Cornell University, mentre la madre, Sally Jean Foster, è ancora addirittura una studentessa. Nato il piccolo, la giovane coppia si trasferisce in Illinois, dove James Donald ottiene un incarico come professore di filosofia alla University of Illinois, e Sally lì finalmente si laurea in letteratura inglese e diventa professoressa di inglese al Parkland College. David, fin dalla scuola elementare, è uno studente brillante con ottimi risultati. Fin da adolescente nutre una vera passione per il tennis, che pratica attivamente a livello agonistico. Capitiamo proprio giusti, visto la serata di ieri. Lui è cresciuto in una casa piena di libri, che i genitori lo incoraggiavano a consumare a ritmo costante, forse addirittura a ritmo eccessivo. Il padre, infatti, lo sottoponeva a lunghe letture ad alta voce di interi passi del Moby Dick. La madre inventava sempre nuove parole, notava con ossessione tutti i suoi errori di grammatica e non glieli faceva scappare. Ricordo, dice David, ricordo che a cena si faceva spesso un gioco. Se uno di noi figli commetteva un errore grammaticale, mamma faceva finta di avere un accesso di tosse che continuava finché il figlio in questione non identificava l'errore e lo correggeva. A ripensarci ora sembra un po' eccessivo fingere che se tuo figlio parla in modo scorretto vuol dire che ti stanno addirittura privando dell'ossigeno per respirare. Promosso per tutte le superiori con il massimo dei voti, David si iscrive al corso di filosofia all'Ames College, la stessa università del padre, dove
fu subito considerato anche lì un allievo modello. D'altra parte era stato proprio il padre a guidarlo verso la filosofia, gli aveva fatto leggere il Fedone, già a 14 anni gli aveva chiesto di spiegargli bene alcuni passaggi filosofici. Ma all'università David manifesta anche interesse per la logica matematica e la semantica. A metà della sua brillante carriera universitaria, David è un perfetto nerd, come vengono definiti in inglese quei tipi un po' solitari, un po' secchioni, poco socievoli. La sua naturale poi timidezza, unita a questa straordinaria intelligenza, poteva farlo apparire anche un po' scostante, ma lui confessava che in famiglia si comunicava soprattutto con delle battute di spirito, battute o risposte argute. E esiste una forma di insicurezza utile e poi c'è l'insicurezza nociva, paralizzante, come una banda di beduini che ti stupra la psiche. Penso che essere timidi significhi sostanzialmente essere talmente concentrati su se stessi che diventa difficile stare in compagnia della gente. Per esempio, se passo del tempo con te, non riesco neanche a capire se mi stai simpatico o antipatico, perché sono troppo occupato a chiedermi che io stia simpatico a te o meno. Lui, appassionato di filosofia, matematica, logica, ha quello che lui stesso definisce una crisi di mezza età a soli 20 anni. In preda a un improvviso calo di motivazione, lascia per un semestre gli studi e se ne torna a casa dove incomincia a scrivere. Aveva avuto già i primi sintomi delle sue doti di scrittore quando capì di essere bravo a falsificare le tesine universitarie. Avevo scritto della roba all'università. Avevo scritto un paio di tesine per altra gente, perché c'erano sistemi di remunerazioni piuttosto sofisticati. Ma mi ricordo che all'epoca capii: cavolo, sono proprio bravo a fare questa cosa. Sono uno strano tipo di falsario, cioè posso imitare lo stile di chiunque. E fin da allora stava sviluppando il suo interesse per la narrativa ed era conosciuto all'università come un promettente filosofo animato da un marcato interesse però per la letteratura. E vedremo, tutti i suoi scritti avranno un fondo molto e decisamente filosofico. Il passaggio allo stato di promettente romanziere con interesse per la filosofia fu lento, gli costò uno sforzo e la prospettiva di diventare addirittura un romanziere in un certo qual senso lo impauriva. Fu comunque in quegli anni che Wallace si mise a scrivere il suo primo romanzo di 500 pagine. Lui aveva una facilità di scrittura veramente eccessiva, quindi quando scrive qualcosa di breve sono 500 pagine, appunto. E questo suo primo romanzo si intitola con questo titolo molto strano, La scopa del sistema. Ma mentre è alla Amherst, viene veramente a galla quello che era un dolore per lui ricorrente, la depressione. Wallace continuava ad essere uno studente stellare, ma per combattere la depressione che riaffiorava ogni volta, ricadeva regolarmente negli eccessi del bere, del fumo. E questa combinazione spesso aggravava soltanto la sua condizione. Ho cominciato a fumare a 23 anni, dopo 2 anni a perdere tempo con le sigarette ai chiodi di garofano che nei primi anni 80 andavano alla grande per chi non voleva sentirsi fumatore. Mi piacevano tanto le sigarette, ma non mi piaceva quanto influivano sui miei polmoni e sul fatto per quanto e sul fiato per quanto riguarda sport, rampe di scale, coiti, eccetera. Viene così ricoverato in ospedale per curarsi e mentre è lì
scrive il suo primo racconto, Il pianeta Trillafon in relazione alla cosa brutta, scritto per una rivista universitaria dove racconta questo suo rapporto con la malattia depressiva. Trillafon era il nome infatti di un farmaco antidepressivo e la cosa brutta era quella che lui descriveva come quel senso indescrivibile di essere costantemente sott'acqua e che ti prende allo stomaco. Nel 1985 si laurea con lode in letteratura inglese e filosofia, con una specializzazione in logica modale e matematica. E per squattrinare qualcosa nel biennio 1985-86 lavora, pensate un po', uno che pensa di filosofia e letteratura, va a lavorare al centro controlli regionale dell'Agenzia delle Entrate di Peoria, in Illinois. L'ho imparato ad appena 21-22 anni al centro controlli regionali dell'Agenzia delle Entrate di Peoria, che la vita non ti deve proprio niente, che la sofferenza assume tante forme, che nessuno terrà mai a te quanto tua madre, che il cuore umano è dichiaratamente un fesso. Wallace diceva anche di aver deciso di anteporre il cognome della madre, Foster, a quello del padre, Wallace, nel firmare i propri testi, per via di un episodio proprio avvenuto in quella sua esperienza lavorativa, nel quale la confusione con un suo omonimo aveva causato una serie di spiacevoli conseguenze. Nel 1987 consegue il Master of Fine Arts in scrittura creativa all'Università dell'Arizona e subito dopo inizia a frequentare il corso di filosofia presso Harvard, convinto di poter combinare la sua attività di filosofo con quella di romanziera. Ma di fatto non fu così, l'impegno era eccessivo anche per lui e quindi deciderà dopo poco di lasciare l'università di Harvard, ma quella decisione sarà vissuta da lui come un'umiliazione, in un certo senso. Scritto a soli 24 anni, nel 1987 viene però finalmente pubblicato il suo primo romanzo, The Broom of the System, la scopa del sistema. Il romanzo che ha rivelato la nascita di questo talento straordinario, di una figura diventata in breve tempo una figura di culto. La voce forse più originale, coraggiosa, innovativa del nuovo romanzo americano. E anche questo romanzo è una galleria di personaggi, uno più esilarante e paradossale dell'altro, sullo sfondo di un'America che sembra impazzita, grottesca, a volte un'America più vera del vero. Molte ragazze davvero, davvero belle hanno dei piedi davvero brutti e Mindy Matzelman non fa eccezione, pensa Lenore all'improvviso. Sono piatti e lunghi, con le dita strombate, i mignoli afflitti da bottoni di una callosità giallognola che riappare a mo' di battiscopa lungo i calcagni, e sul dosso dei piedi sbucano peluzzi neri arricciati, e lo smalto rosso è screpolato e si scrosta a bocconi per quanto è vecchio, mostrando qua e là striature bianchicce. Lenore se ne accorge solo perché Mindy si è chinata in avanti sulla sedia accanto al minifrigo per staccare dalle unghie dei piedi un paio di fiocchi di smalto. I lembi dell'accappatoio si dischiudono su un generoso scorcio di scollatura, decisamente più sostanziosa di quella di Lenore, e lo stesso asciugamano bianco che cinge la chioma zuppa e sciampizzata di Mindy si è allentato e una ciocca di capelli scuri è sgusciata tra le pieghe e scende leggiadria, incorniciandole la guancia, fin sul mento. Che dire dunque di Lenore, dei capelli di Lenore? Sono capelli che in sé per sé sono di tutti i colori, biondi, rossi, corvini, ramati, ma che determinano un compromesso ottico esteriore tali da farli risultare complessivamente
tranne per fulmine i bagliori registrabili solo mediante coda dell'occhio, banalmente castani. Capelli che vengono giù lisci, seguendo la dolce curva delle guance di Lenore, fin sotto il mento, dove quasi si ricongiungono come fragili mandibole di insetto rapace. Oh, se quei capelli sapranno mordere. Di quei capelli io conosco molto bene il morso. Il romanzo è ambientato a cavallo tra gli anni 80 e 90, ruota attorno alle vicende appunto di Lenore Beetsman, giovane ragazza alla ricerca della sua bisnonna di 92 anni, scomparsa misteriosamente dalla casa di riposo insieme a una ventina di altre persone. E la vicenda fa da sfondo e diventa anche l'occasione per focalizzare l'attenzione sui personaggi strani, quasi macchiettistici, che ruotano intorno a questa Lenore. Ciò che inevitabilmente accomuna tutti questi personaggi è che in un certo senso sono tutti dei falliti, alcuni perché si rifiutano di affrontare i propri fantasmi, altri non sono nemmeno consapevoli di esserlo, si comportano come dei vincenti, ma non lo sono. E in questi personaggi, che attingono direttamente dall'immaginario anni 80 americani, sta l'autentica bellezza di questo romanzo, le sue improbabili epopee umane, un mondo di stramberie e assurdità che alla fin fine ci affascina. Non so voi, ma io ho cominciato a scrivere narrativa solo a 21 anni e all'inizio tutti dobbiamo necessariamente scrivere una certa quantità di puttanate. Le mie puttanate erano in buona sostanza saggi sotto mentite spoglie. All'università ho studiato matematica e filosofia, infatti non ero uno scrittore, quindi c'entra molto il fatto che La scopa del sistema, nella sua prima stesura, sia stata una delle mie due tesi di laurea. L'altra era una cosa complicatissima di matematica e semantica che pescava da Wittgenstein a piene mani. E questi due testi continuavano a contaminarsi tra di loro. La tesi di matematica, per dire, era scritta in tono fin troppo discorsivo, come in teoria non si dovrebbe fare assolutamente. Insomma, c'era un continuo interscambio tra le due cose. Tante parti della scopa del sistema sono stranamente autobiografiche per aspetti che a parte me nessuno potrà mai capire. Per dire il titolo viene dal modo in cui mia madre chiamava la crusca. Lei chiamava la crusca e le fibre in genere la scopa del sistema. Mi pare che a un certo punto nel libro ci sia un'allusione en passant proprio a questo fatto. Wallace sembra voler dimostrare come le nostre vite, le nostre esistenze siano di fatto un solo grande racconto. Partendo quindi dall'assunto che tutto esiste se è raccontabile ed ammettendo che la parola sia il mezzo attraverso il quale diamo veramente esistenza alle cose, ecco che in quanto racconto la nostra vita è un grande gioco. E con le parole possiamo giocare, possiamo rendere il racconto a nostra completa somiglianza, prenderlo in mano, gestirlo come meglio vogliamo. Quindi anche la nostra vita è raccontabile e giocabile. E non è forse la società in cui viviamo un grande unico palcoscenico? Non è forse la TV dei reality show, dei telegiornali, delle notizie, delle inchieste? Ogni cosa la conosciamo perché di fatto ci viene raccontata. Addirittura noi stessi siamo raccontati da noi stessi a noi stessi, perché è impossibile pensare a niente. E solo pensare è un raccontare quello che presumiamo essere qualcosa che convenzionalmente chiamiamo realtà. La scopa del sistema è quindi un tipico esempio di scrittura postmoderna. Penso a autori come Pynchon, John Barth, Noomi Tutelari del nuovo romanzo americano. Autori che si divertivano ad usare nomi assurdi, a prendere in giro
i tratti consumistici del mondo moderno, ricorrendo anche a tanto surrealismo. In effetti, la grandezza di Foster Wallace è fin da subito la sua bravura nell'introdurre dei colpi di scena, una capacità inventiva che mischia, oltre alla trama principale, tante altre storie di secondo o di terzo livello, storie che possiedono però un loro senso, una loro logica, che trovano il loro spazio nel contesto generale del libro. Il mondo della critica letteraria notò subito il talento di Wallace, ma quel suo successo strabiliante a soli 25 anni lo travolse e lo portò a sperimentare droga e alcol. Anche se aveva pubblicato un romanzo, poi qualche racconto, e vinto sempre nel 1987 il premio della Writing Writers, Wallace era entrato in una spirale verso il basso che includeva almeno una permanenza in un ospedale psichiatrico, e più tardi descriverà la sua generazione come piena di gente come lui. Siamo gente di successo, oscenamente istruita, ma in una sorta di continua deriva. Il suo romanzo lo proiettò nella mischia letteraria, facendo di lui una specie di rock star, ma il continuo uso di droghe lo portarono a una maggiore depressione e si mise quindi a frequentare programmi di gruppo contro la dipendenza. Ma proprio nel 1987 iniziò a lavorare alla facoltà di inglese della Illinois State University e intanto, grazie al successo di questa sua opera prima, continuava a scrivere saggi e articoli per vari quotidiani, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times, The Philadelphia Inquirer, oltre a racconti per molte riviste come GQ, Playboy, Esquire, The New Yorker e la mitica Paris Review. E proprio sulla Paris Review comparve nel 1988 un suo racconto dal titolo Piccoli animali inespressivi, che comincia così. È il 1976. Il cielo è basso, pieno di nuvole. Le nuvole grigie sono gonfie, increspate, luminose. Il cielo sembra un cervello. Sotto le nuvole c'è un campo e tira vento. Un'autostrada sbiadita corre vicino al campo. Passano un sacco di automobili. Una accosta, una donna giovane con un viso appassito, fa scendere dall'auto due bambini. L'uomo al volante guarda dritto davanti a sé. I bambini non fiatano. Hanno la pelle bianchissima. La donna ha in mano un sacchetto con dentro qualcosa di molto pesante. Il suo viso appassito pende sul sacchetto. La donna porta il sacchetto e i bambini con la pelle bianchissima verso uno steccato di legno, vicino al campo, vicino all'autostrada. Appoggia le mani dei bambini, che sono piccole, allo steccato di legno. La donna dice ai bambini di tenere le mani sullo steccato finché non torna l'automobile. Sale in auto e l'auto parte. Nel campo, vicino al recinto, c'è una mucca. I bambini tengono le mani sul recinto. Il vento soffia. Passano un sacco di auto. I bambini restano lì, fermi tutto il giorno. Ma il male oscuro che attanaglia Wallace non lo abbandonava mai, come ricordava un suo caro amico Marco Stello. Nell'ottobre del 1988 Dave aveva tentato di suicidarsi con le pasticche. Due volte all'università avevamo assistito a un suo crollo psicologico seguito da un ritorno sconfitto nell'Illinois. Dave non tollerava la gentilezza o le cortesie. Da bravo ragazzo del Midwest capiva solo la buona educazione e all'estremità opposta dello spettro c'era, altrettanto schiacciante, l'amore.
e l'amico Marco Stello all'epoca condividevano un appartamento a Boston, entrambi studenti ad Harvard, bianchi, coltissimi, middle class. Uno scrittore destinato a diventare un autore di culto, l'altro che diventerà un giovane avvocato di Boston. E i due condividevano una sorprendente quanto irresistibile attrazione per la musica rap, che era ormai uscita dai ghetti neri, inaugurando la sua storia di successo strepitoso mainstream. Dave fu tra i primi a difendere questo genere musicale e scrisse un saggio che avrebbe potuto intitolarsi Perché il rap che vi fa tanto schifo non è assolutamente quello che pensate. Invece, scritto a quattro mani con l'amico Costelle, fu ribattezzato Il rap spiegato ai bianchi. Vedete, il nostro punto di partenza per quello che riguarda questo saggio sono sempre state le sensazioni che provavamo ascoltando quel tipo di musica, più che le conoscenze che avevamo in materia, e più che ciò che ci piaceva, il perché di fatto ci piacesse. È il primo libro a considerare il rap come una forza vitale della cultura americana, perché Wallace e Costello, al contrario di tanti altri, lo prendevano parecchio sul serio il rap, che poi è diventato quasi il genere dominante del consumo giovanile, musica, moda, trasmissioni televisive. È stato estirpato da quel circolo vizioso che lo voleva qualcosa di chiuso, fatto per pochi, per diventare un fenomeno globale. E a settembre cominciano le lezioni. Dave, che un tempo macinava filosofia con la facilità da genialoide e che oltretutto si era riproposto di trasformare questo suo talento in una carriera da professore, scoprì che però con l'università ci aveva ormai perso la mano. Faceva fatica ad ascoltare le lezioni, si dimenava con insofferenza mentre qualcun altro leggeva, beveva di più e sempre da solo, ripiombò così nelle sue crisi e in un freddo pomeriggio d'autunno nel 1989 si presentò al poliambulatorio studentesco e confessò educatamente di covare ostinati e persistenti pensieri suicidi. E alla fine del 1989 interrompe quindi il suo corso di filosofia a Harvard e sceglie di ricoverarsi all'ospedale psichiatrico McLean's. Quello è stato l'atto più coraggioso che abbia mai fatto. La prima volta in vita mia che mi trattavo come avessi davvero un valore. A 27 anni, la pressione delle enormi aspettative riposte nel suo talento, già evidente, lo avevano esasperato. Gli venne diagnosticata una grave forma di depressione con impulsi autolesionisti e Wallace soffriva anche, come abbiamo detto, di dipendenza, dipendenza dalla famiglia, nonostante il rapporto sempre più tormentato con la madre, dipendenza dalla marijuana, dall'alcol, dalla televisione, rifugio nelle ore più buie, dipendenza dalle donne e dal sesso, dipendenza dagli psicofarmaci sempre assunti, dipendenza anche dal giudizio degli amici, e poi quella che lui dichiarava essere la dipendenza più grave, quella dalla scrittura. Ma David non era di fatto capace di stare fermo a lungo. Una volta lasciata Harvard e l'ospedale, si trasferì a Syracuse, nello stato di New York, anche per stare vicino a questa donna, Mary Carr, anche lei scrittrice, poetessa, docente di letteratura inglese presso la Syracuse University. Mary Carr era già sposata, ma lui se n'era completamente invaghito. Sembrava come ossessionata da lei, nonostante lei avesse dichiarato di non essere per niente interessata a Dave. Lui si fece tatuare il suo nome sul corpo e addirittura pensò di poter uccidere il marito di lei. Del resto, questa sua ossessione lo portava tante volte a gesti inconsulti e ha un rapporto anche con lei
decisamente tumultuoso. Dopo un ennesimo litigio, le gettò addosso, per esempio, una tazza di caffè bollente, o addirittura un'altra volta tentò di spingerla fuori dalla sua auto in corsa. Ma nonostante questi episodi, a Syracuse si mise a scrivere la maggior parte di quello che era il suo nuovo romanzo, Infinite Jest. Dopo il consumo di droghe e l'abuso di alcol, si dedicò anima e corpo a questo immenso romanzo, scrivendo più di 1100 pagine con 330 note, un romanzo difficile che però gli avrebbe procurato poi una fama universale. Però, mentre sta scrivendo questo fiume di parole, nel 1990 pubblica Girl with a Curious Hair, la ragazza dai capelli strani, una raccolta di racconti che oggi viene considerata come il suo vero e proprio manifesto poetico e stilistico, dove affiorano poi tutti i temi dominanti delle sue opere successive, le nevrosi, le manie, le ossessioni della società americana, la controcultura pop punk, la televisione del David Letterman Show, la solitudine, l'alienazione, tutti raccontati con questa prosa gelida, quasi ambigua. Descrive e commenta con un'acutezza ineguagliabile l'intera cultura americana, soprattutto le sue nevrosi, le ossessioni, le passioni, quel disagio emotivo della società in cui lui si trova a vivere. Wallace dimostra un modo di raccontare unico, non solo nel senso che è difficile inquadrarlo in qualche modo, ma anche nel senso che dà l'impressione che il linguaggio cambi per ogni racconto, come nel tentativo per ogni storia di usare un modo diverso di esprimersi. Sono le onde a fare in modo che gli oceani non siano soltanto pozzanghere gigantesche. Gli oceani sono le loro onde e ogni onda dell'oceano incontrerà alla fine quello verso cui si muove. E allora finalmente si potrà infrangere. Tutto ciò che vi davamo, tutto il tempo che chiedevi, era ovvio. Anche una poesia era ovvia perché era come noi. Guarda le cose in questo modo, Fay. La tua stessa faccia si muove con espressione. Un'onda che si infrange su uno scoglio, rinunciando alla sua forma in un gesto che è espressione stessa di quella forma. Tanti quindi gli spunti di riflessione, perché diversi sono i temi affrontati, così come tante le sensazioni che si hanno leggendolo. Sì, questa disposizione ad osservare nel dettaglio mi è stata fatta notare più volte. Quel che cerco di descrivere non mi sembra mai completo, non è mai abbastanza, mi porta ad aggiungere e aggiungere particolari. Una delle bizzarrie alle quali si va incontro scrivendo è che per quanto tu voglia avere presente chi legge, per quanto ti guardi dal limitarti a vomitare sulla pagina quel che ti pare, tuttavia prima o poi ti rendi conto di quanto sia idiosincratico e limitato il tuo punto di vista. E ti viene una grande ansia perché ti domandi, ma gli altri mi capiranno? Vedranno le cose come le sto vedendo io. Non sarà che il mio punto di vista di un pazzo e quel che per me è ovvio per gli altri non lo è affatto. Ecco, io provo sempre a introdurre questa ansia in ciò che scrivo e cerco di usarla per cercare di rendere conto di diverse prospettive in modo tale da includere possibilmente anche il modo in cui gli altri vedono le cose. Del resto, una delle poche cose che la letteratura può ancora fare è creare tra chi legge e chi scrive un'intimità non del tutto superficiale. Forse, per me il racconto meno bello è quello che dà proprio il titolo alla raccolta. Quello invece che merita un po' di spazio è, per fortuna, il funzionario commerciale sapeva fare il massaggio cardiaco. La storia di due professionisti nel campo della finanza
che escono dai rispettivi uffici, dai rispettivi palazzi, scendendo contemporaneamente dai rispettivi ascensori con la loro rispettiva solitudine, freddezza emotiva, tanto da sembrare quasi inumani, e che nello squallore di questa assenza di umanità troveranno un modo del tutto casuale per dare vita a un senso, e un senso alla loro esistenza. La vita moderna ci rende totalmente soli, ma in questa solitudine a volte si può anche decisamente sopravvivere. Il vuoto garage dei dirigenti era enorme, sconfinato, lunghissimo, con quel soffitto claustrofobico alto 2,5 metri, quelle orribili luci gialle appena sopra la testa, il cemento delle superfici che aveva lo stanco colore dei gas di scarico. E poi il din don, il rollio, il sospiro dell'ascensore del responsabile delle vendite che si richiudeva alle sue spalle, produsse echi e echi di echi che si frangevano contro e fra i muri di pietra grigia del garage dei dirigenti. E lo stesso fecero il ticchettio delle eleganti scarpe del responsabile delle vendite e il tintinnio delle chiavi separate dagli spiccioli. Il silenzio del luogo, totale e sensibile ad ogni eventuale disturbo, non invogliava a fischiettare. Il garage dei dirigenti odorava di gas di scarico, di qualcosa che era vagamente, ma indubbiamente gomma e di responsabile delle vendite. Il responsabile delle vendite sentì il rollio e il sospiro dell'ascensore del lato opposto del garage dei dirigenti. L'ascensore vomitò il vicepresidente dell'ufficio esteri, che avanzava rigido, paonazzo, verso lo spazio sgombro giallo schiacciante del garage dei dirigenti. Il responsabile delle vendite e il vicepresidente dell'ufficio esteri si conoscevano poco, solo di vista, e il responsabile delle vendite si era tolto le lenti a contatto nel bagno del reparto vendite prima di cominciare la lunga serata di letture ravvicinate alla luce bianca. Ma siccome il vicepresidente dell'ufficio esteri era grande e grosso, alto, grosso, largo, informe, e anche la schiena, uno scalfo che di giorno percorreva al rallentatore i corridoi della compagnia, era florida, scabra, un dirigente vecchio abbastanza da essere letteralmente un anziano dirigente, il responsabile delle vendite riconobbe quasi all'istante il vicepresidente dell'ufficio esteri che emergeva dall'ascensore opposto del garage dei dirigenti e procedeva ticchettando e tintinnando rigido verso la messa a fuoco del responsabile delle vendite. La testa dell'omone anziano si drizzò come se avesse percepito un rumore, infastidita, il corpo grossissimo che sbarellando curiosamente rallentava, si fermava, scarrocciava, incapace di rispondere a una chiara propensione alla rapidità e procedeva solo spostando il peso da una parte all'altra, una mongolfiera umanoide con troppa aria che portava la valigetta di pesante esilità dai manici di cuoio verso, continuando a tastare qualcosa nel davanti del soprabito con la mano piena di fazzolettini e di chiavi. Il responsabile delle vendite era chino sulla complicata estirpazione del casco. Già si predisponeva a quella sensazione tutta maschile e singolare, data dall'imperativo alla conversazione che sempre si pone a due uomini legati da interessi professionali, che si incontrano a tarda ora in uno spazio sotterraneo, altrimenti vuoto e silenzioso, ma di una gracile silenziosità, ben al di sotto del luogo alto e vagamente palpitante di una lunga e dura giornata per entrambi. L'obbligo di conversare senza i presupposti di una conversazione dettati da intimità o interessi o preoccupazioni da condividere. Condividevano il dolore, anche se naturalmente nessuno dei due ancora lo sapeva. E non a caso, quando fu pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti questa raccolta, lo confermò come astro nascente
della nuova narrativa americana. Wallace ricevette una serie di premi prestigiosi, si assicurò un seguito di fedelissimi lettori dal palato assai fine. Nello stesso anno, nel 90, era comparso anche un suo altro racconto, inserito poi nella raccolta Verso Occidente, l'impero dirige il suo corso. Scritto nel 1989, ci descrive sei personaggi, tutti molto diversi tra loro, in viaggio verso un luogo dove forse non arriveranno mai. Da il capo, di una grande agenzia pubblicitaria a una poetessa postmoderna che compone versi fatti soltanto di consonanti, da un Ronald McDonald che si fa le canne a un grande pubblicitario che spaccia rose fritte, da un gigantesco contadino che fa l'autostop in mezzo ai campi dell'Illinois, a un giovane arciere che possiede una freccia incantata. Tutti comunque hanno un unico scopo: raggiungere una cittadina sperduta dell'Illinois per radunarsi con altri 44.000 attori, attrici, burattinai, clown disoccupati per girare uno spot pubblicitario della McDonald's. Il racconto diventa quindi una critica alle esasperazioni della letteratura postmoderna, il ritratto di un'epoca americana tra benessere e ossessioni ingigantite dai media e dalla pubblicità. Lo strano titolo fa ironicamente riferimento all'affresco, questo, che si trova dietro la scala occidentale della Camera dei Rappresentanti nel Campidoglio degli Stati Uniti. Il murale, questo murale, è stato dipinto da Emanuel Gottlob Loitze nel 1861, simboleggia il destino manifesto, cioè quella convinzione che gli Stati Uniti, per volere di Dio, erano destinate all'esplorazione, all'espansione occidentale, là fino all'Oceano Pacifico. Il destino manifesto sarà la molla, appunto, di tutta la conquista del West. D.L. era estremamente magra, magra in un modo che sembrava indicare non delicatezza, ma una specie di avara ritrosia ad estendersi nello spazio circostante. Magra come sono magre le suore cattive. Camminava strana, col bacino in avanti, in una postura simile a quella di un uomo davanti a un orinatoio. Teneva le braccia strette intorno al petto o aperte, penzoloni, piegate in fastidiosi angoli retti come uno spaventapasseri. Si curava poco e sprigionava feromoni che evidentemente esercitavano attrazione solo sui batteri. Aveva una sciagurata passione per uno, le fibre sintetiche, due, i completi giacca e pantalone, tre, il verde cedro. Anche perché DL era strana, visibilmente strana, anche in un ambiente, un corso post laurea di scrittura creativa, dove si respirava nevrosi come fosse ossigeno e si sfoggiavano tic multicolori come fossero gioielli, lei era decisamente strana. Portava sempre con sé un mazzo di tarocchi e li leggeva in classe, uscita dal suo loft, solo dietro approvazione della sua guida spirituale. Indossava ogni giorno i suddetti abiti in tessuto sintetico verde cedro. Era una cipolla solitaria in un'aiola di petunie fatta di gonnelline di cotone accuratamente casual, magliette tinte con l'ammoniaca, quei post Bermuda color pastello coi tasconi, zoccoli, sandali, scarpe da ginnastica, vestiti abbottonati sulla schiena. Anche perché sembrava pure avida ed egoista e troppo poco ingenua per farsi perdonare ciò che sembrava. Non era, insomma, il tipo di spirito libero che uno riusciva ad amare. Faceva ciò che voleva, ma non era né una persona di valore né una persona libera. All'epoca David sembrava aver riacquistato un certo suo equilibrio, si sentiva meglio, si era decisamente disintossicato, ma aveva scoperto di nuovo il tabacco. Dei miei amici delle mie parti mi hanno iniziato al tabacco da masticare come sostituto delle sigarette. Avevo, credo, 28 anni.
Masticare tabacco non fa male ai polmoni, decisamente, ma è pieno zeppo di nicotina, almeno paragonato alle Marlboro Lights. Negli ultimi 10 anni ho provato seriamente almeno 10 volte a smettere di masticare tabacco. Ho resistito sempre meno di un anno. Al di là di tutte le ben documentate conseguenze psichiche, la cosa che mi rende più difficile smettere è che mi fa diventare stupido, veramente stupido. E per quanto ne so, non è qualcosa che a un certo punto finisce. Una volta ho smesso per 11 mesi e sono stato così tutto il tempo. D'altra parte, masticare tabacco ti uccide, o se non è altro, se non altro i denti ti fanno male, diventano di colori spiacevoli e alla fine poi ti cadono. In più è disgustoso e stupido e ti fa disprezzare te stesso, ma non ne posso fare a meno. È nel 1995 che Wallace scrive uno dei suoi primi saggi sul tennis, sport che ha praticato, di cui rimase appassionato per tutta la sua vita. L'occasione furono gli US Open del 95, edizione che vide trionfare Pete Sampras contro Andre Agassi. E Wallace scrive uno strepitoso reportage di questo torneo, intitolato Democrazia e commercio agli US Open, che venne pubblicato l'anno dopo. Mentre allo stadium si svolge la gara, Foster Wallace osserva chi entra ed esce dai cancelli. Ascolta le conversazioni del pubblico, riflette sulle sponsorizzazioni, sui grandi nomi che campeggiano sui cartelloni pubblicitari, in un trionfo di divertirsi consumare che sembra prendere il sopravvento sulla componente essenzialmente sportiva. Wallace porta alla luce gli interessi economici sporchi che ruotano attorno a ogni sport e che purtroppo non hanno risparmiato neanche il suo amato tennis. Tutto sembra prendere il sopravvento sul vero scopo dello sport. Tutto sembra avere un fine pubblicitario e Wallace si fa carico di riflessioni da cui prende spunto ascoltando le conversazioni tra il pubblico, osservando la realtà che esiste fuori dai cancelli, notando la grande quantità di cartelloni pubblicitari che sponsorizzano aziende di ogni tipo. E per questo dice il tennis viene sempre definito sport internazionale. Ma sarebbe più esatto definirlo sport multinazionale. Lo sport per lui ormai è diventato un settore di marketing di grandissime aziende. Infatti, il grosso dei guadagni di tutti i professionisti proviene proprio dai contratti pubblicitari e lo vediamo benissimo anche oggi. Wallace, però, in quegli anni si trova di fronte al baratro di Infinite Jest, il suo romanzo mostro che ha una grande paura di scrivere. Ad aiutare Wallace è la sua amicizia, venata di ammirazione e di invidia, con l'allora più affermato Jonathan Franzen. Franzen, di origini svedesi, aveva esordito nell'88 con la 27esima città e pubblicava regolarmente racconti e saggi su New York e su Harper's Magazine. Diventerà quello scrittore famoso, conosciuto da tutti, immagino anche voi, che è oggi con il suo grande romanzo Le Correzioni del 2002, ma soprattutto con il romanzo Libertà del 2010, che lo hanno consacrato come uno dei maggiori romanzieri americani viventi, che se non avete letto vi invito a farlo. Foster Wallace si sentiva stremato, voleva a tutti i costi essere di nuovo un romanziere, ma si sentiva troppo fragile per affrontare uno sforzo di questo tipo. Lui e Franzen stavano portando avanti già da tempo un'amicizia del tutto epistolare e avrebbero dovuto incontrarsi a Boston, ma Wallace alla fine annullò l'incontro e spiegò questa sua rinuncia in una lunga lettera indirizzata a Franzen. Ora come ora sono un giovane uomo patetico, davvero confuso. Uno scrittore già fallito a 28 anni, che è così geloso, di te e di ogni giovane uomo che sta proprio ora producendo delle pagine con le quali può vivere. Ecco perché considero il suicidio una ragionevole, se non desiderabile opzione rispetto a questo schifoso problema.
Ho grande disprezzo per tutti quelli che si lagnano e starnazzano a proposito di quanto sia difficile scrivere, di quanto sia costante la minaccia del blocco dello scrittore. Quando io ho scoperto la scrittura, ho scoperto qualcosa che mi dava una combinazione di realizzazione e di piacere quasi genitale. Franzen risponde subito a questa lettera cercando di consolarlo, lo rassicura, gli dice che anche lui aveva provato poca gioia scrivendo nelle ultime settimane, per cui capiva benissimo lo sconforto di David e confessava: voglio fare qualcosa di triste, di vero americano, qualcosa su quello che significa vivere in America intorno alla fine del millennio. Sarà quindi la fine dell'anno successivo, il 1966, che una volta trasferitosi a Normal, sperduta nelle fertili pianure del Midwest, e mai nome di cittadina poteva essere sbagliata per lui, dove a Normal va a insegnare alla Illinois State University e lì riesce a terminare la stesura di questo enorme romanzo. Il manoscritto originario di Infinite Jest, tenetevi, era di una lunghezza spropositante e preoccupante, per cui Wallace ricorse a un trucchetto quasi infantile. Lo stampai a corpo 9, interlinea singola, e mi pare che così vennero, non so, 1070 pagine, in pratica la lunghezza del libro finito. L'editor mi chiamò e quella è stata l'unica volta, che si sia mai davvero arrabbiato con me, perché mi disse: aveva cercato di leggere le prime 50 pagine e gli faceva male agli occhi. E cosa mi era saltato in testa? Pensavo davvero che non si sarebbe accorto di quanto era lungo se lo stampavo così in piccolo. L'editor, fra l'altro, obbligherà Wallace a ristampare il manoscritto secondo la formattazione standard e ne venne fuori un mastodonte impubblicabile di più di 1700 pagine. Quindi gli scrisse una lettera di commento lunga 25 pagine e Wallace incominciò a tagliare 350 pagine e a una seconda lettura l'editor lo implorò in ginocchio di eliminare almeno altre 100 pagine. E il libro alla fine raggiunse la sua forma attuale e Wallace confessa: mi sono sentito proprio non solo riconoscente verso di lui, il mio editor, ma quasi quasi intelligente io stesso. Uscito nel 96, ma iniziato già da 10 anni, Infinite Jest diventa il romanzo per eccellenza della sua generazione arrivata ormai al capolinea. Nel suo doloroso percorso pieno di alcol e di droga, Wallace ha provato a risolvere la crisi proprio scrivendo quel romanzo, dove usa l'ironia a piene mani, quell'ironia postmoderna di cui lui è considerato il precursore. In poco tempo divenne con questo romanzo un autore di culto internazionale e il romanzo, considerato ormai da tutti il suo capolavoro assoluto, cerca di descrivere la complessità della società contemporanea, la difficoltà nei rapporti interpersonali, l'uso delle droghe, il ruolo sempre più importante del mondo dello spettacolo, dei media, dell'intrattenimento, l'esasperata, frenetica competizione sociale. Sono tremendamente spiacente di importunarla. Posso ripassare, se crede. Mi stavo solo chiedendo se in un programma speciale ci fosse una preghiera per quando ci si vuole impiccare. È, come abbiamo detto, un romanzone di oltre 1000 pagine che prende il nome, almeno in parte, da un verso dell'Amleto in cui il principe danese fa riferimento a Yorick, il buffone di corte, e dice: ahimè, povero Yorick, l'ho conosciuto, Orazio, un compagno di scherzi infiniti. Infinite Jest, appunto. E a tale citazione si fa allusione molte volte, dato che
La compagnia cinematografica di uno dei protagonisti si chiama appunto Poor Yorick, povero Yorick. E di quest'opera di smisurata ambizione e complessità si può dire tutto, il contrario di tutto, cosa che peraltro succede abbastanza di rado dal momento che la percentuale di persone che hanno terminato di leggere il romanzo è veramente tragicamente bassa. Effettivamente le 1.000 e oltre pagine che lo compongono non hanno aiutato in questo senso, scoraggia chiunque la lettura. Nemmeno il fatto che il romanzo sia costruito su continue, lunghissime divagazioni. È veramente un romanzo di fatto infinito, come dice il titolo, interminabile. E questo continuo inscatolare pensieri dentro altri pensieri, caratteristica della letteratura postmoderna, diventano in fondo lo stile, che contraddistingue Foster Wallace. Il significato delle mie note a piè di pagina sta nel ricordare che sono tante le cose che attraggono allo stesso tempo l'attenzione. Ma in questa costruzione dei miei testi non intendo stabilire gerarchie, dunque non direi che affido alle note ciò che mi sembra più significativo. Semplicemente vorrei ricalcare in modo realistico quel che effettivamente avviene nella nostra testa, stabilendo una relazione tra il testo principale e le note. La trama del romanzo, difficile descriverla, ma ci proviamo. Siamo in un futuro non troppo remoto, che somiglia in modo molto preoccupante al nostro presente. La merce, l'intrattenimento, la pubblicità hanno ormai occupato anche gli interstizi più infimi della vita quotidiana. Il tempo ormai è scandito da una serie di anni tutti sponsorizzati. La maggior parte degli eventi del libro si svolge, infatti, nell'anno del pannolone per adulti The Pend, APAD. Il Messico, il Canada e gli Stati Uniti sono diventati una sola supernazione chiamata Onan. Il richiamo all'onanismo ovviamente non è del tutto casuale. Il Quebec insegue l'indipendenza attraverso il terrorismo, ci si droga per non morire di noia e di disperazione. E il filo conduttore è la ricerca di questa cartuccia di intrattenimento contenente il film Infinite Jest, girato da un certo James Incandenza, regista che si è suicidato infilando la testa in un fondo a microonde. E il figlio si chiederà per tutta la vita com'è possibile far partire il fondo a microonde senza chiudere lo sportello se c'hai dentro la testa. Ma la cartuccia è cercata dagli assassini sulla sedia a rotelle, che sono dei canadesi quebecchiani separatisti che la vogliono usare come un'arma di distruzione di massa, dato che è un film così ipnoticamente rasserenante e felice, che se lo guardi non puoi smettere di guardarlo e quindi diventi un'ameba. Chi lo guarda non riesce più a staccarsene, chi lo vede dimentica di mangiare, di dormire, andare in bagno, parlare. È così bello che uccide e ti spappola il cervello. È l'ultimo desiderio che si avvera per l'eternità. E il risultato è una specie di parodia triste e super geniale di quello che, ahimè, già ben conosciamo. La vostra preoccupazione per ciò che gli altri pensano di voi scompare una volta che capite quanto di rado gli altri pensano a voi. È difficile notare quello che vedi tutti i giorni.